È tutto pronto per i due eventi che chiuderanno la nona edizione di Bestiario Immaginato, un festival diffuso e uno spazio temporaneo di creazione che utilizza la mediazione artistica, lo spettacolo dal vivo, la multimedialità e il fare creativo dei più piccoli per raccontare il presente e il forte desiderio di riallacciare i legami sociali, di fare delle nostre relazioni un'opera d'arte. Nel corso dell'ultima edizione sono stati coinvolti 600 piccoli partecipanti impegnati a ricucire il tempo nel corso degli ultimi 7 mesi, grazie alla collaborazione con ben 8 amministrazioni comunali. Bestiario Immaginato è arrivato alla sua nona edizione, un progetto che ha la sua originalità nel partire dai più piccoli, bambini e bambine, oltre 600 di 8 comuni del Friuli Venezia Giulia, che si sono messi a cucire il loro immaginario, creando un bestiario ispirato all'opera dell'artista sarda Maria Lai. Il 15 e il 16 di aprile la loro opera sarà visibile da tutti al MAN di Cividale e a Chiesa di Catine, la sede di Damatravi, l'Alta di Fagagna. Un'installazione multimediale realizzata grazie alla collaborazione degli artisti Virginia Di Lazzaro e all'associazione Invasioni Creative, che metterà in mostra la bellezza che c'è nella differenza di pelo, di zampe, di verso, che siamo proprio belli perché tutti diversi, ma la vera opera d'arte è il nostro stare insieme, le nostre relazioni. Ed è proprio questo che ricucire il tempo ha fatto. Da ben 9 anni Bestiario Immaginato coinvolge le piccole comunità, mettendo al centro l'infanzia. Il risultato, sempre nuovo e mai scontato, è quello che conduce a un processo culturale che ha senso per tutti, grandi e piccoli. Gli animali e l'immaginario dei bambini restano sempre il punto fermo di partenza. A cambiare è solo la declinazione del tema, la stoffa, il cartone, la luce, la natura. Ai più piccoli è stato chiesto di immaginare un animale fantastico e, partendo dal loro disegno, di creare assieme ai genitori un oggetto d'affezione. Per fare questo, in ciascuna delle comunità coinvolte è stato allestito un laboratorio che assomigliava molto alla bottega di un sarto. A disposizione c'erano stoffe, macchine da cucire, aghi, bottoni, fili e imbottitura. Ne è uscito un incredibile zoo di bestie cucite, pezzi unici fatti di pazienza, collaborazione, ma soprattutto emozioni condivise.